Amici, buonasera, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con il ciclo di webinar in collaborazione quindi tra Leontech e Certificati Derivati. Saluto e do il benvenuto agli amici di Leontech, Anna Berto e Pietro Saccomandi. Ciao, ciao entrambi. Ciao Giovanni, buonasera a tutti, grazie per essere connessi con noi. Questo è l'ultimo webinar insieme dell'anno e quindi anche un'occasione per scambiarci gli auguri, ma soprattutto per farci tante domande relative ai nostri certificati. Siamo qui apposta, quindi non siate timidi. Buonasera a tutti anche da parte mia. Sì, sono d'accordissimo con Anna. Approfittate di questa occasione più che per vedere una lista di ISIN per farci qualsiasi tipo di domanda sul funzionamento dei prodotti e su tutto quello che vi viene in mente, perché siamo disponibili. Assolutamente, allora sfruttiamo questo webinar che insomma come diciamo sempre insomma gli appuntamenti live e interattivi servono soprattutto più a voi insomma per avere a disposizione uno sparring partner, no? Come direttamente l'industria per togliervi delle curiosità, fare domande eccetera e ritengo che insomma un argomento caldo ci sia, ma insomma se non arriverà dalle domande poi magari lo farò io stesso. Giornata di oggi, vedere Bloomberg, insomma contestualizziamo anche il momento in cui ci troviamo, nel senso che mercati comunque improntati al rialzo oggi giornata un po' interlocutoria e lo sarà perlomeno fino alle 19:59, diciamo così, perché alle ore 20 sarà il momento del FOMC, quella decisione sui tassi che perlomeno sul fronte ecco, del dato in sé, quel 5,5% di Fed Funds forse non verrà, forse con moltissima probabilità non verrà tagliato. Certo è che un importante driver di mercato sono ovviamente i tassi di mercato e chi più di questo appuntamento potrà muovere, ecco, muovere insomma, spostare gli equilibri, soprattutto le parole di Jerome Powell relative, ecco, a quando avverrà effettivamente, semmai ci sarà, però insomma. Il mercato guarda quel marzo 2024 come prima appuntamento per i tagli e sappiamo che una dinamica molto importante sul mondo dell'investment è per l'appunto, insomma, ribadiamolo sempre, i tassi di mercato. Un'altra importante variabile, torniamola sempre, ahimè, a ricordare, perché se da un lato forse il picco sui tassi l'abbiamo visto, dall'altra parte ci troviamo tuttavia in un contesto dove la volatilità non ci torna per niente d'aiuto, ecco, quindi stiamo andando lentamente verso un momento di mercato che potrebbe, ecco, essere un po' più, come dire, un po' più in salita, ecco, anche per l'industria e per gli emittenti di guardare e riproporre magari strutture come quelle proposte fino ad oggi. Volatilità di mercato che, ripeto, a ottobre magari era un po' tornata interessante come dinamica. Effettivamente siamo presto ritornati addirittura sotto i minimi di quella fascia giugno-agosto e siamo tornati, ecco, se portiamo un po' le lancette dell'orologio indietro fino al pre-Covid, ecco, ci troviamo, ecco, addirittura sotto quei minimi, ecco, torniamo bene, pre-Covid, sotto quei minimi, ecco, di settembre-dicembre 2009. Dinamica che, insomma, ha portato anche a una gamma di prodotti a, come dire, vedere lo scenario di richiamo. Però prima di tornare su questo tema, dato che stanno arrivando già alcune domande, prima che insomma ci dilunghiamo su altri temi, magari i nostri amici insomma si distraggono, ci abbandonano, direi di iniziarle un po' a togliere. Sono arrivate davvero tante, allora dai, domanda di Mauro, rompiamo il ghiaccio, la faccio a entrambi, poi rispondetemi voi. Mauro ovviamente ricorda che comunque è d'attualità, no? L'ok agli ETF sulle criptovalute e chiedeva se, come dire, anche voi, no, anche voi, non è che ce ne stanno altri, però insomma se
In caso di ok da parte del lancio di questo ETF, ci può essere occasione per strutturare qualche certificato, sulle criptovalute. Allora, grazie per la domanda. Chiaramente il tema cripto ha riscontrato molto interesse qualche anno fa, diciamo, quando c'è stata un po' l'esplosione del Bitcoin. Noi come emittente in altre giurisdizioni abbiamo avuto e abbiamo tuttora un'offerta legata al mondo cripto molto ampia. In Italia questa non è mai stata esportata poiché vi è un chiaro limite da parte del regolatore di Consob a non offrire questa tipologia di sottostanti, almeno nei nostri strumenti. Quindi ad oggi la nostra posizione è chiaramente completamente in linea con quella del regolatore, quindi in Italia non offriamo alcun prodotto sul mercato che abbia come sottostante cripto o ETF di cripto. E quindi per ora non c'è l'offering. Se il punto di vista del regolatore dovesse cambiare, allora chiaramente ci adegueremo anche noi, perché ripeto che in altre giurisdizioni, come appunto notamente la Svizzera, abbiamo un'offerta di prodotti, di investment certificate legati a cripto molto ampia. Perfetto Anna, allora invece arrivano anche i complimenti da parte di Andrea perché, e te li giro immediatamente perché si tratta di un certificato che avevamo anche avuto modo di commentare insieme, noi come certificati derivati avevamo anche fatto un focus che se ti va Andrea potrai andare a trovare sul sito internet certificatiderivati.it, vi fa i complimenti per questo soft callable che vi ho messo a monitor, il CH13009705, ed è questo Phoenix Memory Soft Callable. Andiamo a vedere qual è il sottostante, il ProShares Ultra 20 più Year Treasury. Andrea vi fa i complimenti dicendo che secondo lui è uno dei migliori certificati degli ultimi anni. E ecco, perlomeno lato sottostante, direi che è un tema di assoluto interesse. Insomma, il mondo legato ai tassi è un must have forse nei portafogli, e credo che non sia nemmeno tardi. Farlo con questo tipo di prodotto, puntando su un sottostante sicuramente interessante per caratteristiche, e metterci sopra anche un certificato con opzioni accessorie. Poi, insomma, ricordiamo la gamma di questi tre. Insomma, c'era la possibilità di avere una triplice esposizione, un triplice payoff, diciamo, su questo sottostante, però anch'io ritengo assolutamente che si tratta di un buonissimo prodotto che magari, ecco, per chi ha corso tanto seguendo magari i sottostanti fisici, no? O i BTP o i Treasury che siano, magari ecco, rimanere sul tema tassi, ma con un prodotto diverso, secondo me ha senso. Penso, insomma, era un po' questo anche il sentiment con cui l'avete messo, credo, no? Certo, beh, grazie per i complimenti Andrea. Questo è il soft callable sull'UBT, quindi sull'ETF che va a leva 2 sui treasuries, i bond treasuries con scadenza pluriventennale o plus. Cosa vuol dire? Che in caso di taglio dei tassi, questo ETF dovrebbe chiaramente performare. E questa è un pochino l'idea di quando l'abbiamo emesso. Noi non abbiamo la sfera di cristallo, ci sono insomma vari punti di vista, però questo certificato può essere indicato a chi magari si aspetta che i tassi a lungo, perché comunque ricordiamo qua i treasuries hanno scadenza 20 o plus anni, vengano abbassati o perlomeno non rialzati in modo che questo ETF performi in modo negativo e quindi si verifichi l'evento barriera. Abbiamo emesso non solo questo è stato il primo dei tre della gamma, quindi questo è un soft callable per cui un prodotto a cedola con cedola pari al 15% per anno. Abbiamo emesso altri due certificati con lo stesso sottostante, uno è un bonus e l'altro è un tracker con performance sull'upside lineare, sul downside invece si partecipa solo al 90% di eventuali ribassi.
Guarda, Fai vedere il focus, esattamente, ne avete parlato in modo questo molto ampio. è un altro che l'ho scritto io, ma non per questo, perché c'erano in realtà tutti e tre i prodotti, e insomma anche per chi volesse avere, ecco, un contezza sugli ISIN e quali sono i prodotti, ecco, qui erano richiamati tutti e tre. Quindi, come dicevi tu, scusami se ti ho interrotto, il Phoenix Memory Soft Collable era quello che abbiamo visto al monitor, poi il Project Out Performance Cap e poi un classico Out Performance. Questi erano i tre certificati. Ecco. Tra l'altro, scusami, così ci leviamo le domande perché sono molte. Massimo chiedeva, no, aspetta, dove stavi? Mannaggia, forse l'avevo cancellato. Ah no, ecco, sì, Maurizio diceva, perché non proporli ogni mese questo tipo di sottostanti, questo tipo di sottostanti in modo tale da riavere strike sempre aggiornati su un tema che evidentemente conviene con noi, Maurizio, che è decisamente interessante. Ecco, così ci siamo levati anche questa domanda. Però i prodotti della gamma erano questi tre, ci tenevo a farveli vedere. Maurizio, ti rispondo io a questa domanda, hai ragione. Allora, considera sempre una cosa, quando noi emettiamo dei certificati, normalmente se il prodotto è a cedola, quindi la categoria soft call, auto call e tutte le variazioni, normalmente noi sappiamo che verrà recepito in un modo favorevole dal mercato, perché è un prodotto che, diciamo, chi è appassionato di certificati ormai conosce molto bene, quindi è un prodotto di cui che non ha bisogno di essere spiegato, a parte chiaramente il meccanismo del sottostante. Il momento in cui noi andiamo a creare una soluzione che sia magari più lineare o con delle caratteristiche e delle peculiarità diverse dall'autocall, inizia già a essere diverso e la domanda è molto più bassa. Quindi noi abbiamo emesso questi due certificati che hanno avuto, diciamo, sono andati molto bene perché adesso a memoria hanno fatto più del 10% di performance, se non di più, non ce li ho sotto. Ma diciamo che averli comprati ad emissione uno sarebbe già stato super contento. I volumi sono molto ridotti rispetto all'UBT, parliamo di 5 volte di meno. Quindi sì, assolutamente d'accordo. Anzi, oggi stavamo lavorando io e Anna, abbiamo emesso un certificato che insomma sarà live a breve, tra una settimana più o meno, sulla nostra mailing list, per partecipare anche diciamo, ai governativi europei e non soltanto a quelli americani. Stiamo lavorando ad emetterne di nuovi. Il motivo per cui non siamo andati a riemetterne uno identico è perché ora la volatilità è un po' più bassa, quindi la cedola veniva più bassa e quindi volevamo vedere se per caso, magari con un pizzico di fortuna, tornava sotto i 1000. Questo qui che sta vendendo tantissimo, invece in questi ultimi 2 giorni il prezzo è schizzato sopra la pari, quindi che dire, bisogna monitorarlo, poi ovviamente nel caso decolli e rimanga così alto, ne andremo ad emettere sicuramente degli altri. Il mio consiglio è di essere sempre iscritti alla nostra mailing list, perché il momento in cui facciamo un certificato del genere lo mettiamo in mailing list appena live. Allora, andiamo veloci, stanno arrivando, vi giuro, tantissime domande, cercherò di accorparle, ci sto già provando. E allora, innanzitutto, togliamoci, ecco, la questione sul certificato dei tassi, perché lo ritenevo essere un tema, anche l'attualità, insomma, con oggi. Jonathan ci chiede, il certificato sui tassi, dato che è leva 2, ha l'effetto compounding, ecco, Jonathan, rispondo io, poi magari aggiungete qualcosa se ritenete. È ovvio che il sottostante ce l'ha l'effetto compounding, ma è anche ovvio che un leva 2 certamente non ha un effetto compounding e quindi un rischio al pari di un leva 5 o un leva 7, no? Ecco, quindi diciamo che questo l'accezione negativa di leva fissa in questo termine, cioè leggendoli dal punto di vista, diciamo, di un disallineamento, no? Perché raccontiamo a tutti che cos'è l'effetto compounding, è un disallineamento dato da un restrike giornaliero della leva che io ho pressoché di natura fisiologica, diciamo, no? Quindi questo fa sì che qualora ci sia una volatilità e una diciamo sì, volatilità dei prezzi durante un lasso di tempo più o meno lungo, io avrò un disallineamento delle performance se io guardo solamente da dove sono arrivato rispetto a dove sono partito. Però perché ho detto prima, mi piace l'idea di avere un leva fissa all'interno di un prodotto così strutturato, perché magari con
come dire, con l'opzione accessoria anche di una barriera capitale più o meno profonda, questo effetto di fatto me lo vado un po' a limitare. E però ci specifico a ripetere che è già limitato di per sé essendo un leva 2. Spero di essere riuscito a darti io questa risposta. Invece, allora, andiamo dritti, perché tutte le altre domande, ecco, prima magari scambiavamo una battuta con Pietro, perché ero certo che la domanda sarebbe arrivata, e diciamo ne sono arrivate forse sei dello stesso tema. Ovviamente stiamo osservando una serie di richiami per quanto riguarda il mondo dei soft callable. Ora, mezza parola di introduzione la dico io e poi magari, ecco, rispondiamo, c'è Ennio, Massimo, Quario, Alan, che più o meno, ecco, anche un'altra domanda arrivata adesso da Alberto, vanno tutti nella stessa direzione, cioè o ci segnalate dei certificati che hanno richiamato o ci chiedete se sono in procinto di richiamare. Ovviamente non posso rispondere io, posso rispondere però per inquadrare un pochino la dinamica. Ora, i soft callable sono una fetta di certificati a premi periodici che, ripeto, in un contesto come quello attuale, forse diciamo un contesto non quello propriamente quello attuale, diciamo uno shift di un paio di mesi, era un'occasione assolutamente buona per gli emittenti che riuscivano in questa maniera di alzare un pochino lo standing cedolare. Poi ovviamente nei nostri appuntamenti precedenti più o meno anche ce l'hanno quantificato, però era un boost che, come dire, da una parte aiutava l'emittente, dall'altra aiutava l'investitore. Insomma, credo che fosse uno scambio sostanzialmente alla pari, ecco, quindi non ci vedo nulla di, non ci ho mai visto nulla di male, anzi, per chi come me preferisce certificati che potenzialmente rimangono in portafoglio per pagare premi, era uno scambio assolutamente giusto da digerire. Però è ovvio che l'emittente ha dalla sua la possibilità di andarlo a richiamare qualora effettivamente ne abbia convenienza. E purtroppo lato investitore, ma è il mercato, i tassi sono effettivamente scesi, la volatilità è effettivamente scesa e di conseguenza, insomma, si sono aperte le porte anche per andare a richiamo. Ora, senza aggiungere altro, perché magari lascio a voi considerazioni ulteriori, Ennio ad esempio ci fa notare questo: che cosa deve succedere per essere richiamato. È un certificato, ecco, magari Pietro aiutami tu o Anna, insomma uno dei due. La prima domanda su il potenziale richiamo ci è fatta da Ennio, poi ce ne sono altre, insomma cercheremo un po' di rispondere su tutti. Questo, Ennio, ti dico, è una classica struttura che ovviamente non guarda al criterio del richiamo automatico, evidentemente. Ferrari Unicredit a più 70 più 80, certificato che in realtà non è stato richiamato e... fammi vedere, no, può essere richiamato, ecco, stavo aspettando, no, era un certificato emesso già da qualche tempo, insomma, da luglio scorso in realtà può richiamare, e insomma la domanda di Ennio, cosa deve succedere per essere richiamato, credo che ci aiuta, ecco, a fornire quell'assist per tornare a parlare non solo di soft callable, ma anche sulle modalità con cui il certificato evidentemente può richiamare. Grazie Giovanni. Allora, adesso vi risponderò. In linea di massima la mia risposta sarà generica e non riferita a questo singolo certificato. Noi non sappiamo mai se i nostri traders decidono di richiamare i prodotti. Questo perché voi dovete immaginarvi, il nostro trader non è che è lì seduto al tavolo che decide ma lo richiamo oppure no questo prodotto. Lui c'è un software che gestisce migliaia di prodotti
e ogni sera a chiusura di mercato il software, in base alle condizioni di mercato, in automatico decide se richiamare il prodotto oppure no. Quindi contate che noi sull'Italia abbiamo 1000 prodotti quotati e non sono niente rispetto a tutti i prodotti che ha la nostra azienda in tutte le giurisdizioni, quindi il trader non ha la più pallida idea magari dei prodotti che invece in Italia tra i nostri sono quelli più scambiati e tutti conoscono, come il mitico Intesa e Unicredit al 12% che hanno richiamato la settimana scorsa. Io ce li avevo, per esempio. Ci sono rimasto malissimo. Scusate, oggi abbiamo un problema IT, non ci funziona il nostro microfono, abbiamo sta cuffiettina maledetta, quindi ogni volta ci do dei colpi e cade. Quindi, che dire, come diceva Giovanni, che cosa sta succedendo in queste settimane? La volatilità si sta schiantando. Ora, cercherò di farvi un esempio pratico per farvi capire un attimo la dinamica di questi prodotti. Immaginatevi di emettere un soft call su Intesa oggi. La cedola è il 12%, va bene? Se, che cosa succede tra... Immaginatevi anche che tra un mese io vado a riprezzare lo stesso prodotto, la volatilità è scesa, quindi chiaramente la cedola sarà più bassa. Quindi se un mese fa la cedola era il 12%, il nuovo prodotto ha la cedola del 10%. Stesso strike, è un'ipotesi, stesso strike d'Intesa, la cedola è al 10%. Che cosa significa? Significa che necessariamente il prodotto che ha la cedola al 12% deve valere di più del prodotto che ha la cedola al 10%, perché paga più cedola. Quindi che cosa significa? Significa che abbiamo il prodotto nuovo che ha la cedola al 10 che vale 1000, il prodotto vecchio che ha la cedola a 12 che vale più di 1000. Ora, il nostro trader ha la possibilità di richiamare questo prodotto a 1000. Perché contrattualmente è così che funziona il soft callable. Il trader ad ogni data di stacco della cedola ha la possibilità di richiamare questo prodotto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il momento in cui un trader può richiamare un prodotto che vale, dico a caso, 1020 e lo paga 1000, lo farà. Quindi i soft callable come funzionano? Richiamano il momento in cui la volatilità inizia ad abbassarsi e rimane bassa per un determinato periodo di tempo. Infatti da quando la volatilità si è schiantata una o due settimane fa, noi abbiamo lentamente iniziato a richiamare tutti i soft call ogni volta che c'è l'opportunità di farlo. Ora, questo è a livello teorico come funziona il richiamo di un soft call, poi non è così semplice, ci sono determinate variabili, c'è una questione di ottimizzazione dei book che i nostri trader possono fare o meno. Quello che è interessante sapere, il consiglio che vi possiamo dare è il seguente. Noi ragioniamo spesso in questa maniera quando si tratta di soft call. Cioè, di base, quando noi parliamo di certificati a cedola, il buon senso che cosa dice? Quando la volatilità è alta, i prezzi scendono e si compra. Quando la volatilità è bassa, i prezzi salgono e si vende. Quindi, in un momento come adesso, dove la volatilità è molto bassa, il mio consiglio è prendete tutti i certificati che non volete più avere in portafogli e vendeteli, perché sapete che in questo momento il prezzo è alto e probabilmente il momento in cui la volatilità tornerà alla sua media storica, ci sarà una situazione in cui questi prodotti scenderanno. Ora, spesso però, chi ha liquidità vuole investire, perché vuole costantemente essere investito, perché io adesso la volatilità è minor reverting, ma io non so dirvi se tornerà più alta tra un giorno, una settimana o un mese. Quindi magari uno dice, ok, va bene, io aspetto che scenda il mercato, però magari il mercato non scende per due mesi e mi perdo due mesi di cedole. Quindi diciamo che per ovviare a questa situazione noi abbiamo... Cioè, noi c'è un modo secondo me particolarmente intelligente, poi Giovanni magari mi dici anche la tua, qui stiamo facendo brainstorming tutti insieme, ed è il seguente: un sacco dei nostri certificati soft call hanno delle situazioni particolari, sono sicuro che la maggior parte degli ascoltatori saprà benissimo di cosa sto parlando. Si tratta di tutti quei certificati che hanno i sottostanti che hanno avuto delle performance altissime ma non richiamano e si possono comprare in zona pari, magari sotto, magari leggermente sopra. Quindi il mio consiglio è di fare una cosa di questo tipo, e noi lo vediamo spesso fare dagli investitori. Voi sapete che il momento in cui c'è una osservazione di soft call, che cosa succede? Succede che oggi, per esempio, c'è l'osservazione della soft call. Magari, che cosa succede? La cedola viene pagata e il giorno dopo scoprite che il certificato non ha richiamato. Il giorno dopo, se comprate il certificato, voi sapete per certi che andrete a ricevere come minimo due cedole. La cedola
corrente, perché non c'è ancora stata la ex date, è dopo, il giorno dopo, e la cedola dopo. Quindi, dico a caso, se un certificato paga il 12% all'anno e noi lo possiamo comprare a 1.500, noi sappiamo che nel peggiore dei casi andremo a fare 1.020, perché necessariamente, perché due cedole le portiamo a casa in ogni caso. E questo è un metodo per essere sicuri di incassare almeno due cedole, anche se poi il certificato viene richiamato nell'osservazione del mese dopo. Ora, proprio per questo motivo, stasera noi, adesso non so se faremo in tempo oppure no, abbiamo selezionato esattamente questa tipologia di certificati, cioè certificati che hanno dei sottostanti che sono molto endemoni, quindi abbiamo la nostra barriera di protezione europea più tutto il buffer dato dal fatto che magari uno o tutti i sottostanti sono ampiamente superiori al livello iniziale. E comunque il prezzo è ancora contenuto ed è in zona 1.000, se non addirittura ancora più basso. Questo secondo me può essere una soluzione intelligente quando si vuole entrare in un mercato a bassa volatilità e ad alte valorizzazioni, perché io dico, ok, è vero che entro nel massimo del mercato, però il mio strike non è al massimo del mercato, perché io ho tutta la mia barriera più tutto il rialzo che ha fatto il mercato negli ultimi 2, 3, 4 mesi. Quindi sì, è vero, può venire giù il mercato, ma prima ancora di arrivare allo strike iniziale abbiamo un buffer di protezione che in alcuni certificati è significativo. Per esempio, a memoria, c'è l'Unicredit con la cedola al 9% e Unicredit che ha fatto più 140% dal livello di strike ed è ancora live. Quello lì è un certificato, secondo me, pazzesco per chi vuole prendersi pochi rischi, perché comunque prima di andare sotto barriera, insomma, Unicredit deve veramente venire giù. La probabilità che richiami è altissima, ovviamente, però magari, come dicevo prima, se ci si riesce a fare una o due cedole è meglio che niente, perché si può rimanere investiti in una situazione di mercato come questa, dove la volatilità è molto bassa, senza andare a strikare ai massimi del mercato. E non so, Giovanni, se sono stato chiaro. No, e se qual è stata una chiave di lettura assolutamente, assolutamente condivisibile. E aggiungo, ecco, con rammarico, ma non dipende né da voi né da me, ma dal mercato, lo stesso ragionamento più o meno l'avevamo fatto un mesetto fa, dove con le stesse caratteristiche i certificati scambiavano anche sotto i 1.000, quindi lì era davvero interessante. Poi la corsa al ribasso della volatilità ovviamente è andata a spingere l'acceleratore sui prezzi, quindi più o meno li ritroviamo tutti sopra la pari, però quello che ha fatto Pietro è sicuramente un ragionamento da fare, che credo sia stato colto, ecco, da Andrea, che insomma non ti posso suggerire di vendere il certificato, però insomma se hai capito la dinamica che lega prezzi con l'attuale contesto di mercato, credo che questo sia un trade-off. E la lettura che ha dato Pietro sul magari anche i potenziali switch, cioè se devi rimanere investito vai però su quei prodotti che hanno corso tantissimo i sottostanti, i prezzi sono rimasti comunque ancora nell'intorno del nominale, eccolo lì che anche aggiungo io, poi non faccio il gufo nella vita, però insomma ritengo che insomma se anche dovessimo andare davanti a un periodo insomma non più così direzionale ma magari laterale ribassista, poi hai anche un prodotto che non era nato come low barrier, ma lo è diventato, ecco, se proprio vogliamo essere più terra terra. Quindi con questo ragionamento abbiamo risposto sia ad Andrea che a Lukitas, che ci chiedeva chiarimenti sul fronte del funzionamento di Soft Callable. Guardate, siamo tanti, ma ci sono anche tantissime domande che continuano ad arrivare, e questo è sicuramente una cosa molto positiva e interessante. Insomma, come vedete, non è che c'eravamo preparati proprio un canovaccio di fondo, ma sapevamo che c'erano tanti temi che toccano da vicino, ecco, anche i prodotti di Leontech, quindi ero sicuro che insomma che l'interesse e le domande non sarebbero mancate. Allora, Quario ci chiede, ecco, un certificato, in realtà ve l'avevo passato in rassegna prima, che insomma, ecco, te lo faccio vedere solo così per far vedere, ecco, che le leggiamo davvero tutte le domande. Questo era un certificato che insomma sì, non del tutto, perché magari le performance positive non sono così marcate, ma insomma potrebbe tranquillamente rientrare nei discorsi che
ha fatto Pietro prima, insomma, ecco, scambia anche un pochino sopra la pari, però insomma, basket interessante. Guarda, te la faccio la domanda, ci sono altri certificati con sottostante Berkshire o che magari li volete emettere? Perché comunque, ecco, anche come idea sottostante di per sé, anche utile per seguire, ecco, alcune dinamiche di Allora, qualcun altro, più bravo di certo. noi magari, più bravo di me sicuramente, ecco. Il mio consiglio è il seguente: noi è un titolo che non usiamo tantissimo perché è poco volatile, quindi in linea di massima non crea un valore aggiunto significativo nei certificati. Considera che comprare un certificato vuol dire vendere volatilità. Ora, è ovvio che avere più titoli è una cosa positiva perché c'è anche un concetto di correlazione tra i titoli. Tu vendi volatilità e vendi correlazione quando si parla di basket con peggio sottostante. E aggiungere Berkshire può essere utile proprio per la correlazione, però non ha necessariamente un impatto così alto su, diciamo, il rendimento del prodotto. Quindi non è usato tantissimo né da noi né dagli altri emittenti di certificati. Qualcosina abbiamo, il mio consiglio è andare sul sito nella funzione cerca prodotto, si mette il nome dell'azione e vengono fuori tutti i certificati che hanno dentro quell'azione. Magari qualcosa di interessante salta fuori. Allora, Claudio, credo che insomma sia arrivato un po' in corso d'opera, ci chiede una puntualizzazione. Ecco, te la leggo, anche qui cerco di rispondere io velocemente. Ci chiede Claudio, mi potreste ripetere velocemente come cercare di capire se un certificato richiamabile a discrezione dell'emittente può rimanere sul mercato almeno per qualche mese cedola? Ora c'è un doppio filone, quello che diceva Pietro prima era legato al fatto che se non lo richiede il giorno che l'emittente ti dice che non lo richiama, però tu hai ancora consapevolezza di incassare la cedola, diciamo, in corso della rilevazione, diciamo, precedente funzionale al potenziale richiamo, sia anche poi quella dopo, no? Se tutti i sottostanti sono ampiamente sopra la pari. E questo era, diciamo, una piccolissima risposta per quanto riguarda l'incasso delle cedole. È ovvio che devi andare a vedere prevalentemente no, non tanto quanto i certificati hanno fatto bene o male, ma secondo me, ecco Piero, ti do quest'altro spunto, poi dimmi se è corretto o no, anche quando il certificato è stato emesso e ti dà, se sei bravo a calibrare e andare a vedere e a contestualizzarlo con il contesto di mercato di quando era stato emesso, cercate di capirmi, insomma, sto cercando di essere più lineare possibile. Hai da solo la risposta, cioè se lo hai emesso ad esempio quando la volatilità era intorno al 20 e i tassi un mese fa, un mese e mezzo fa, i tassi erano più o meno sui massimi, la volatilità stava già sul 19-21, perché adesso tendenzialmente è un contesto richiamabile da parte dell'emittente, perché i tassi sono scesi, la volatilità è scesa e di conseguenza c'è la possibilità di rimetterlo con condizioni diverse. Diversa se lo fai oggi. Oggi è ancora più difficile se nascono soft callable. Ve li sto mettendo a monitor una piccola shortlist degli ultimi arrivati. Questi con strike relativamente recenti è ancora più complicato stimare quando richiameranno. Mi auguro, no, non per molto tempo, no? Questo è un auspicio mio. Perché insomma vedere la volatilità da queste parti e con una dinamica sui tassi che se nulla cambia è destinata ovviamente a contrarsi per mantenere ecco, l'interesse su tutto il mondo dell'industria, dobbiamo avere qualche leva da toccare e mi auguro che possa essere la leva della volatilità. Questo insomma per cercare di andare insomma, a ritoccare il tema con parole diverse. Ecco, spero che Claudio mi abbia seguito. Perfetto, ci ringrazio, ottimo. Se posso aggiungere una Come cosa, no, certo, Anna, ci mancherebbe. chiaramente il messaggio che deve passare è che non si sa appunto se il trader richiamerà o meno il certificato, non lo sappiamo né io né Pietro, e lo sappiamo solo il giorno stesso, insomma, cioè il giorno dopo, se esiste ancora il prodotto o meno. Però un'altra cosa che si può guardare, oltre a tutto quello che hai detto tu, che è validissimo, è anche guardare sempre quant'è il prezzo. Perché se quota 1.000 più cedola
è più probabile che richiami rispetto a un soft callable che, pur avendo magari sottostanti sopra fixing iniziale, quota sotto pari. Quindi questo è un altro fattore che potete prendere in considerazione. Di nuovo, se quota 1000 più cedola, comunque potrebbe non richiamare, non è sicuro che richiami, però rispetto a un altro che quota sotto pari è magari più probabile. Ecco, questa era l'unica cosa che volevo aggiungere. Guarda, io aggiungo un'altra chiave di lettura, nel senso la ripeto, ma Ennio ci fa la domanda specifica e ci chiede: in questo momento di mercato, anche in caso di storno, sono questi i certificati per stare tranquilli? Speriamo che non vengano richiamati. Paradossalmente, come dicevano prima sia Anna che Pietro, occhio a quei certificati che ancora sono nell'intorno della pari e hanno sottostanti che hanno corso molto. Credo che, insomma, anche il secondario su questo, fortunatamente, grazie a Leontech, è bello pieno di soluzioni. Andare a cercare di selezionare quei soft che magari hanno un prezzo molto vicino alla pari, e ripeto, Ennio, il mese scorso, vabbè, se avessimo avuto la palla di vetro, e va bene, però, insomma, parlavamo di tanti certificati che magari erano anche a più 20, più 30, chi più 40, basket anche a 2, ricordo molto bene, che viaggiavano a 975, e adesso, insomma, senza fare nomi e cognomi nel senso di ISIN, cioè, me li sono ritrovati a 1009, 1011, ecco, pur i sottostanti sono rimasti sostanzialmente lì. Quindi magari prendere quei certificati che hanno un buffer sulla barriera ancora più alto, ti consentono comunque, anche se rimangono in portafoglio, male non fanno. Se scendono, hai anche un cuscinetto molto più ampio rispetto alla sua barriera. Questa è un po' l'ulteriore chiave di lettura. E posso aggiungere un'ultima Sì. cosa? Un altro consiglio che magari mi sento di dare ai lettori è il seguente. Quando andate a prendere un certificato, cioè la strategia di prendere un certificato sperando che richiami tra un mese o tra 2 mesi per fare, diciamo, una gestione della liquidità va benissimo. Ricordatevi sempre che è il momento in cui gira il mercato e poi i certificati non richiamano. Quindi se scegliete un certificato, anche se la speranza è che richiami nel giro di un mese o 2 mesi, ragionate con la possibilità che questo certificato potrebbe non richiamare e potreste dovervelo tenere in portafogli anche fino a scadenza, nella peggiore delle ipotesi. Quindi io Esatto. andrei sempre anche a ragionare su quali sono i sottostanti e se sono dei sottostanti che vanno bene all'interno del nostro portafogli. Assolutamente, non hai fatto bene a ricordarlo. Ora, Massimo, sì, Alan. Alan, se fossi in grado di rispondere alla tua domanda, insomma, fa un po' una domanda di contesto generale. Quale strumento vi sentite di consigliare, o meglio di proporre, in caso di una potenziale recessione? Ora, ripeto, Alan, adesso, magari gli amici di Rontech potrebbero non essere nelle condizioni di risponderti, quindi ti rispondo io. Diciamo che sia oggi, e qui vengo anche da Gio Zanna, che ci ha scritto un'altra domanda. Ti risponderei con diciamo, parafrasando quello che ho raccontato oggi durante la nostra chat live, cioè, nel senso, ad esempio, il settore automotive doveva essere quello più penalizzato in un contesto potenzialmente recessivo, ed è quello che ha corso meglio negli ultimi 3 mesi. Quindi, tante presupposizioni base che, ecco, puramente settoriali, tra quei comparti che devono andare meglio o peggio solo perché ci si aspetta la recessione, abbiamo imparato che poi il mercato azionario segue altri criteri, no? Ragionevolmente. Quindi il consiglio che ti posso dare, sì, questo lo posso fare, troviamo sempre soluzioni che non sono aggressive. Ma l'industria, qui abbiamo Leontech che sposa appieno questo trend, ha imparato che rimanendo su sottostanti value anche solo di piazza affari, si tirano fuori tanti bei prodotti, anche non aggressivi, non con barriere che possono essere messe a rischio con il primo starnuto dei mercati. Ecco, te l'ho messa proprio così, Alan. Quindi ti sto facendo vedere a monitor anche tante soluzioni. Abbiamo sbircio perché ho la telecamera messa un po' male. Abbiamo anche un airbag, come vedi da qui, poi magari lo faremo vedere. Ecco,
magari associare, ecco, certificati con una struttura interessante su basket comunque interessanti con opzioni accessorie oltre la barriera, secondo me è sempre una cosa buona e giusta. Eccolo qua che abbiamo risposto anche ad Alan. Giordana, ti rispondo. Un'opzione che mi verrebbe da dire subito è, per andare su certificati che abbiano un rischio più basso, ragionare sui certificati su indici. Noi cerchiamo sempre, adesso molti sono sopra la pari, anzi quasi tutti i nostri certificati su indici sono sopra la pari, ma anche soltanto dalla nostra mailing list qualcuno ancora sotto i 1000 c'è, e sono certificati che secondo me... No, hai fatto benissimo, perché credo che quello sintetizzi la necessità di stare sul mercato azionario, ma magari spuntare qualcosa che su indici azionari un anno e mezzo fa non usciva mai una cosa del genere, e secondo me evitare rischi specifici, anche se comunque parliamo di sottostanti, ma di sottostanti, ecco, value di Piazza Affari, tutte big cap, la soluzione su indici è sicuramente quella più apprezzata, ed è una cosa che sono contento che il mercato abbia compreso, perché effettivamente, ecco, tanta richiesta sentiamo anche nelle nostre mail su sottostanti indici. Insomma, sono contento, ecco, che il mercato abbia capito che anche a livello di sottostante, come dire, può trovarsi la risposta all'esigenza magari di protezione. Guarda, te lo facciamo vedere, così, ecco, diamo una risposta sensatissima a questo tipo di esigenza. Come sempre dico, non c'è bisogno di andarsi ad appuntare gli ISIN, perché quando metteremo il video disponibile anche non live sul nostro canale YouTube, poi sotto mettiamo tutta i richiami ai certificati che magari siamo andati a vedere. Questo è un Phoenix Memories of Callable, ve lo leggo, ma ripeto, non c'è bisogno di appuntarselo. CH12835426 08, è un'emissione di agosto, sottostanti S&P 500, Eurostoxx 50 e FTSE MIB, tutti e tre sopra la pari. Beh, d'agosto abbiamo solamente corso, aggiungerei, più 3, più 4, più 6, insomma, non sono proprio scappati. Dettaglio, barriera 60%, date di osservazione 0,667% al mese. Che, ripeto, trattandosi di un qualcosa su indici, è davvero un flusso molto interessante in ragione d'anno. Non c'è la possibilità di richiamo anticipato in questa data di dicembre, sì, che è ancora assolutamente valida, non ci sarà nemmeno nell'appuntamento di gennaio, ci sarà invece a partire dall'appuntamento di febbraio, quindi anche questo è sicuramente interessante e che giustifica anche il potenziale acquisto leggermente sopra la pari. Insomma, ecco, così almeno si ha la consapevolezza che tre cedole le vai a prendere, non ti dico sicure, ma dai, insomma, poco ci manca. Guardando l'analisi di scenario, questo è il trade-off che ci si presenta. Ovviamente ricordiamo sempre che quella che vi facciamo vedere è l'analisi di scenario sullo scenario alla scadenza naturale, che, tornando qui, è di 3 anni all'emissione, quindi sono passati quasi, diciamo, 2 anni e 68 mesi, 2,68 anni, ecco, per essere estremamente precisi. E questa era sicuramente una emissione buona anche per questo contesto di mercato, ce l'avevamo all'interno della nostra watchlist. Non so, dato che siamo andati belli, insomma, spediti, ma anche il tempo è passato, scegliete voi quello che possiamo andare ad analizzare, o le ultime due emissioni o un airbag, oppure anche il primo certificato, che secondo me è quello che costa un pochino più verso la pari. Insomma, scegliete voi. Ci sono altre domande intanto, perché secondo me magari le domande... Io darei sempre precedenza alle domande. Allora, guarda, non te la voglio leggere, ma diciamo, se te la leggo passo un po' per cattivo, ma diciamo, andiamo un po' a scavare in una dinamica che abbiamo analizzato, quindi è evidente che chi la scrive fa parte della nostra community. Abbiamo osservato, ecco, un repricing dei dividendi attesi su Banco BPM, e di conseguenza abbiamo osservato che sul mercato
anche a parità di andamento dei sottostanti è successo qualcosa, tutto qui. Quindi ci chiedeva, visto il repricing dei dividendi di Banco BPM, la domanda in realtà è un po' generica: in uno scenario di maggiore profittabilità delle banche dobbiamo preoccuparci anche per esempio di UniCredit? Ora, magari la risposta non può non interessare a tutti, non abbiamo la palla di vetro, però è interessante rimarcare il fatto che quando magari ci sono dei sottostanti che cambiano il dividendo, ecco, questa in realtà magari la domanda da questa chiave di lettura: i sottostanti che cambiano la politica dei dividendi ovviamente è una dinamica che anch'essa interessa agli emittenti, non solo in fase di strutturazione ma anche per chi ci deve fare il pricing sul mercato. Evidentemente qualcosa poi va a cambiare. Comunque avevamo visto in realtà che il dividendo atteso di Banco BPM era già di per sé rivisto da tempo, però magari abbiamo assistito ancora sul mercato a qualche emittente che evidentemente non aveva riaggiornato le dinamiche sui dividendi attesi. Però insomma, confermateci che la dinamica sui dividendi è sicuramente una leva che impatta sui prezzi del certificato. Ecco, me la giocherei così la risposta, se siete d'accordo. Ok, allora no, ci salutano e ci ringraziano che ci devono lasciare. Luki Tass ci chiede: l'analisi di scenario è calcolata sull'ask del certificato? Se signore, ti rispondo io, lato CEDLAB. E a Massimo, insomma, penso che abbiamo già risposto prima nei nostri ragionamenti. Sì, ne sono arrivate davvero tante, però ce le siamo tolte tutte. E abbiamo visto anche qualcosa relativamente a questa shortlist. Se ci vogliamo aggiungere qualcos'altro, secondo me possiamo stare sul primo certificato. Dai, mi prendo io la responsabilità. Chiudiamo, se siete d'accordo, con un prodotto che secondo me, insomma, ecco, anche essendo un basket a tre su tutti e tre, diciamo, della top 5 sui più capitalizzati di Piazza Affari, e che risponde un po', ecco, al prototipo di certificato comunque suggerito, dai, tra virgolette, da me in considerazione delle parole di Pietro, ovvero prendere dei certificati molto vicini alla pari su sottostanti molto che si sono molto apprezzati. Un worst off a più 22, considerate che, ecco, utilizziamo analisi scenario, vuol dire che sulla barriera del 60, che tradotto qui ci doveva essere il numerino meno 40, ce la troviamo a meno 51, quindi si allunga e di molto il buffer sulla barriera. E diciamo, abbiamo imparato anche un'altra cosa, ecco, diamo un'altra chiave di lettura così, che se si fosse chiamato Phoenix Memory tradizionale, questo sarebbe stato un certificato non più interessante, no? Molto vicino al prezzo di autocall, invece con la possibilità di essere un soft callable, quindi avere questa aleatorietà, effettivamente, insomma, ci dà la possibilità di continuare a pagare cedole e di non rispettare automaticamente il richiamo anticipato. E invece una domanda arrivata interessante da Michelino, e diciamo me l'aspettavo anche in ragione di una watchlist dove c'era un certificato un po' chiacchierato, che è quella CNH Industrial. E adesso, insomma, vi beccate la domanda, e qui, insomma, noi abbiamo aperto a possibile gestione di questo addio a Piazza Affari, però magari, se siete nelle condizioni, raccontateci voi cosa può accadere quando CNH uscirà da Piazza Affari. Lo sostituite, andate sulla quotazione sull'altro mercato? Ecco, Michelino, allora, sostanzialmente chiede questo. Certo. Quando chiaramente si verifica una corporate action su un certificato, una corporate action di questo tipo, ovvero un sottostante che è parte del paniere, viene delistato,
è una corporate action no, anomala, non come magari uno stock split o un dividendo extra. Quindi Esatto. come viene trattata? Quello che Leonteq tende a fare è cercare di allinearsi al mercato, quindi cercare di offrire una soluzione che sia più in linea col mercato possibile e soprattutto ancora di più che cerchi di mantenere quanto più invariate le caratteristiche iniziali del certificato stesso, perché ciò che non vuole fare l'emittente è andare ad alterare il prodotto, perché quando è stato acquistato è stato confezionato in un certo modo e si cerca di mantenerle il più possibile simili. Questo cosa vuol dire? Non lo sappiamo, quindi ad oggi non abbiamo la risposta. Quello che potremmo andare a fare è andare a sostituire CNH listato su borsa italiano con quello listato solo su borsa US. Ho fatto un check preliminare col trader e questa potrebbe essere la nostra soluzione, però non è ancora stato deciso in quanto il delisting non è ancora avvenuto. C'è Poi c'è ancora una. qualche giorno, sì. Sì. Poi in questo, penso che questa sarà la via che percorreremo, ma non ne ho ancora la certezza, quindi chiaramente non prendetelo come una cosa certa. Come in ogni caso, e come abbiamo sempre fatto in passato, in caso di corporate action viene comunque pubblicata una notifica sul nostro sito, quindi alla pagina prodotto del prodotto interessato, e lì si può vedere esattamente come è stata processata la corporate action. Perfetto Anna, allora abbiamo soddisfatto anche, beh, che non era in realtà solo la curiosità di Michelino, era anche ad esempio la mia, però insomma non ci siamo sentiti noi di andare avanti con possibili ipotesi, però insomma quella indicata da Anna oggettivamente rimanendo quotato su un altro mercato, lato nostro, che non siamo emittenti, non siamo coinvolti in nulla, diciamo, era la più plausibile. Adesso vediamo insomma come si orienterà l'industria e poi insomma avremo modo di comunicarlo anche tra i nostri canali. Allora, ragazzi, io credo che abbiamo esaurito tutte le domande ed è stato un webinar interessante, devo dire molto interessante perché questi partecipati magari insomma, ci evitano di parlare da soli o di seguire un filo che magari può non essere interessante per tutti. Invece siete rimasti tantissimi tutti quanti e le domande insomma, abbiamo risposto proprio a tutte. E una bella conclusione di questo ciclo del 2023. Insomma, dalle tue parole, Anna, sembrava che insomma, chiudessimo qui, ma è No, l'auspicio e sono certo che insomma, li rivedremo anche con assolutamente il nuovo anno. no, dicevo, quindi questo è l'ultimo webinar del 2023 Sì, e scherzavo, seguiremo. ovviamente. Va bene, allora lasciamoci così, così con tutti quanti. Ecco, se ci scrivete le domande, lo avete fatto in passato, insomma, non è che è live e poi non rispondiamo più. Potete usare sempre il canale YouTube e i commenti del video per eventualmente chiederci alcune considerazioni o altre domande. In caso poi le gireremo direttamente all'emittente. Vi ringrazio di essere rimasti, di aver partecipato, che è sempre un piacere, ed essere soprattutto rimasti in così tanti fino alla fine. Sono anche contento dei ringraziamenti che ci state scrivendo alla fine, insomma, stanno arrivando messaggi di saluti e di auguri per tutti che vi rigiro anche a voi amici di Leontech e insomma no, non è prestissimo, quindi inizio anche io a salutarvi, augurarvi buone feste, insomma ci accingiamo davvero verso il finale dell'anno con le feste natalizie. Grazie di quest'anno insieme e ci vediamo insomma il prossimo anno. Ciao Anna, ciao Pietro. Grazie, auguroni e buone feste a tutti. Buone feste a tutti, Ciao. grazie Giovanni, buona serata. Allora amici, alla prossima e ci vediamo insieme con gli amici di Leontech allora nel 2024. Ciao a tutti, auguri ancora.